Ecco qua, questo è il trenino. Quindi siamo arrivati a Las Vegas, dopo aver attraversato il deserto del Mojave di notte, arrivati alle 3, 5 ore di sonno, siamo quasi al mezzogiorno del undicesimo giorno di vacanza, primo giorno di Las Vegas, è la terza volta che vengo qui. Albergo South Point, sono venuto su in macchina, questa è la nuova macchina, è un SUV, ha un colore orrendo, ma mi piaceva questo, preso dalla Alamo, e questo è il parcheggio dell'MGM Grand. Poi magari vi faccio un filmato per farvi vedere come ci si infila qui dentro. È uno degli MGM, è uno dei primi casinò dello strip. Prima c'è il Mandala Bay, c'è la piramide egiziana, Otters, che è questo che sta qui davanti. Qui di fronte, quasi a pari dell'MGM, c'è il New York e poi tutti gli altri. E adesso cercheremo di fare proprio un'analisi di Las Vegas passo per passo, tutti gli altri come appunto il Venezian, il Bellagio, il Caesar Palace, eccetera. Vedremo, cercherò di fare delle riprese anche interne per farvi capire dove ci sono i centri commerciali all'interno dei casinò, dove non ci sono, come il Flamingo. E poi faremo anche un filmato su come si arriva qua da South Point e che cos'è il South Point. Comunque, questo è l'MGM Grand, è il parcheggio, è leggermente più dentro lo strip rispetto alla posizione dell'albergo, del casinò. Quindi vedete sulla strada, sul Las Vegas Boulevard, c'è lo strip, vedete in pratica l'MGM, dovete girare a sinistra, quindi andare verso l'interna, per beccare il parcheggio. Attenzione che ci sono due entrate, una per i VIP e una per i guest, cioè i clienti. Quasi tutti i casinò hanno il parcheggio gratis, quindi non andate a mettervi sui parcheggi a pagamento, perché ci sono anche dei parcheggi a pagamento, cazzo. Quindi voi entrate sempre nei casinò, nessuno vi controlla, nessuno vi dice niente, non c'è nessuno che guarda. E questo è multipiano e all'inizio dello strip, se no vi piazzate, se volete farlo lo strip al contrario, vi piazzate magari no al Circus, che sta oltre lo strip, è uno degli ultimi prima della Freedom Experience, che anche quella andremo a vederla. È multipiano, è il primo posto che trovate, vi ricordate il punto, terzo piano, e si va verso gli ascensori, quindi verso giù là ci sono gli ascensori, adesso andremo lì. E attenzione, perché si deve andare al piano terra, quindi da preso l'ascensore si va giù sotto al piano strada per entrare nel casinò. Quindi andiamo verso l'ascensore, che è là, più precisamente 3J. Vedete, c'è scritto 3 da tutte le parti, sopra ci sarà scritto 4, poi ovviamente ci sono le lettere come al supermercato. Allora, qui se prendete le scale uscite fuori e dovete andare a piedi, non è bello. Dovete infilarvi dentro uno di questi, ce ne sono parecchi, ogni pochi metri, e cliccare sulla discesa, piano strada. Quindi se siete a 3 andate sicuramente in basso. Vedete, go, c'è scritto qua, go to level 1 for MGM Grand. 2, non so che c'è una stelletta. 1, c'è scritto casino, è quello che abbiamo cliccato. 1, vedete? Poi tutti gli altri piani, 5, 6, 7. Uscite qua e dite dove cavolo andiamo? Qua, Hotel e Casino. C'è scritto, vedete, la direzione della freccia. C'è l'inserviente. E sta scritto anche là. Quindi non fate la cazzata di perdervi dentro il parcheggio. E infatti eccolo là, siamo a livello strada, a livello casino, a livello strip. E là ci sono i primi negozietti, tra i quali una cosa che vi voglio segnalare fin da subito: le granatine alcoliche. Io è la terza volta che vengo a Las Vegas, ho cercato di provarle tutte. Sono delle granite come quelle che si trovano nei nostri posti di mare d'estate, le granite alla menta, al limone, all'arancio. Però queste sono il doppio più grandi. E poi ci sono tante misure, quella più grande, quella più piccola di tutti costa $7 e è circa il doppio di una nostra granatina.
solo che è alcolica, quindi sono delle granite alcoliche. Ricordiamo che il Nevada è uno dei, forse l'unico stato dove si può bere alcolici per strada, quindi qui vanno molto di moda, le bevono tutti e si sborniano alla grande, cosa che ho fatto anche io le altre volte che sono venuto qua e poi e lo farò anche stavolta. Ce ne vogliono circa 5 di granatine per andare un po' fuori di testa, perché non è che alzano molto. E solo che sono disseminate ovunque per Las Vegas, in tantissimi locali. Sono a Meschida, sembra la birra alla spina, solo che sono tutte colorate e hanno poi anche dei contenitori assurdi, cioè quelle più grandi, ad esempio, sono contenute in una chitarra misura normale, uno per uno, quindi una chitarra di plastica che uno si imbraccia come se fosse una chitarra e ci sono due cannucce enormi. Oppure ci sono i bong, quelli che si fuma, che te le riempiono di granatina anche quella. Ovviamente costano di più e una di quelle, insomma, ha un effetto più duraturo. Ha un effetto, insomma, che ti sborni prima, ecco. Ok, questo è anche un hotel. Casino, The Central, ristoranti, gaming, shopping. The District, qui c'è anche la food court. Questo non l'avevo vista mai, hanno messo la guida. E ci infiliamo dentro. Il negozio delle granatine stava qua davanti. Eccolo qui, il negozio Fat Tuesday. E le granatine sono quelle. Vedete? Sono tante, bisogna provarle tutte. E adesso andate su. E c'è il casino. L'entrata del casino. Questa è la hall dell'MGM. E potete capire anche perché contro il fucilato. Perché io vado a South Point. Perché vado a South Point? Perché c'è meno casino. Qui sembra di stare all'aeroporto a check-in per entrare in albergo. Beh, però questo è l'MGM, uno dei migliori. Beh, però anche gli altri dello strip, non è che. Il South Point invece, tanto la macchina la prendi lo stesso per fare escursioni. E qui inizia il casino. Le camere sono qua a sinistra. La gnocca, vedete, room, key e information, chiavi e tutto il resto. Le camere dovrebbero essere là. Se vi piace venire qui, non vi serve neanche la macchina, avete lo strip e la metropolitanina leggera che vi dà una mano. Negozi di souvenir, qui inizia il casino, le slot e poi sono tutto il resto. Di palle che ti guardano. Attenzione che qui vi potete perdere, c'è una strategia per uscire dai casinò, bisogna seguire, memorizzare la strada, perché cercano di farti rimanere dentro. Se non ricordo male si va qua a sinistra. Thank you.
Tutti frega soldi, guardie. Fortunatamente ci sono anche delle indicazioni qua sopra, buffet, le central, restroom, i bagni sono ovunque, quindi no. Questo non avete problemi. C'è sempre il Copperfield. Ok, siamo quasi all'uscita. Se siete arrivati qua, nella stanza delle grandi scommesse, con tutti gli eventi sportivi in diretta, significa che siete vicini all'uscita. O salite per le scale, qui una volta c'era un leone vero dentro una grossa gabbia, pazzesco. Ok, fermiamoci un attimo. Sports bar, sempre con le scommesse, i televisori, eccetera. Tutto il casino alle nostre spalle, una parte non l'abbiamo vista. Lo strip è di qua, o si salgono le scale e si esce su una torre che guarda New York, New York, oppure usciamo direttamente qui, siamo sullo strip, però noi andiamo a dare un'occhiatina dall'alto alla zona dello strip, immediatamente fuori l'MGM. E quindi andiamo di qua, c'è un matrimonio. Cosa tipica qua. Ecco, riprende la sposa, si incazza. La riprendiamo da dietro. Damicella. Stanno fotografando la sposa all'MGM Grand. Non sono riuscito a riprenderla in faccia, ma era carina. E lui era un coglione invece. Simpatici. David Copperfield è come Celine Dion, qui è praticamente è di casa. C'è sempre fisso proprio. Ok, continuiamo, qui siamo all'uscita sopraelevata dell'MGM, proprio sopra lo strip. Attento che ti inghippo. Oddio. Ok, è giugno 2015, ci sono circa 35-36 gradi, ma è sopportabilissimo. Eccoci qua, Tropicana, questo è l'Excalibur, questo è l'Excalibur, e Los Angeles è proprio su questa strada che sta sotto qua, che sto inquadrando, quindi anche il South Point, il mio albergo. Dietro c'è il Luxor, che è quello con la piramide, che si vede proprio la piramide ancora lì, poi andremo a inquadrarla meglio. E qui inizia lo strip, inizia dalla parte di venendo su da Los Angeles, insomma. E il parcheggio dove abbiamo piazzato la macchina è quello, è Lotters, un po' sfigato sicuramente. Il parcheggio sta proprio qua sotto, in quella zona lì, si entra da là,
è l'inizio dello strip, quindi dicevamo, vedete, questo è il New York New York, dove c'è anche l'autovolante, le montagne russe, cioè è l'inizio ufficiale dello strip. Gli altri casinò a sinistra sono poco gettonati, inizia in pratica da qui andando verso destra. E adesso ci infiliamo sullo strip scendendo dalla scala mobile. Questa è la scala mobile, ce ne sono tantissime lungo tutto lo strip che collegano i vari casinò. Questo è il leone dell'MGM e sullo sfondo il New York New York. È un albergo, ovviamente casinò. Se non ricordo male, su questo c'è anche il centro commerciale integrato. Escalibur e gli altri.